Prima puntata di 1914-1918, la Grande Guerra 100 anni dopo. Oggi parliamo di alcuni effetti collaterali, se così li possiamo chiamare, del conflitto. In primo luogo quello che accadde ai prigionieri. Pensate, l'Italia ebbe un numero spaventoso di morti nella Grande Guerra, 600.000 morti, ma ancora più spaventoso è che di questi 600.000 ben 100.000 morirono nei campi di prigionia. Questo anche perché, a differenza degli altri paesi che partecipavano al conflitto, che aiutavano i propri prigionieri nei campi di prigionia del nemico, l'Italia non volle farlo, lo fece solo in misura minima, e non volle farlo perché li considerava dei disertori, li considerava, nella loro stragrande maggioranza, gente che aveva preferito arrendersi, consegnarsi al nemico, piuttosto che continuare a combattere. Quella della resa e della viltà dei soldati fu una vera e propria ossessione degli stati maggiori. A questo si aggiungevano altri effetti, perché noi non dobbiamo trascurare il fatto che in quelle trincee centinaia di migliaia di persone, che a volte non sapevano neanche la lingua l'uno dell'altro, parlavano in dialetto, si trovarono senza sapere, senza conoscere, senza capire, perché stavano lì per anni e anni in mezzo a fango, fetore, morte, e questo provocò uno stato di disagio o qualcosa più di disagio destinato a diventare permanente, in molti casi come vere e proprie malattie mentali, ma più in generale produsse un effetto di indifferenza nei confronti della morte che avrebbe avuto conseguenze poco piacevoli per tutto il Novecento. Questa è una storia nella storia, è il lato scuro, la pagina scomoda di una guerra che non è fatta soltanto di strategie, eroi e grandi battaglie. È anche la tragedia di italiani considerati minori perché sospettati di tradimento e per questo esclusi dal mito della patria. Ma chi erano i soldati italiani? Uomini arrivati al fronte da ogni regione, trasferiti in posti di cui mai avevano sentito parlare nella loro esistenza. Soldati improvvisati, che si ritrovavano a vivere, combattere e morire assieme ad altri soldati che spesso parlavano un dialetto diverso dal loro. Ed è una novità anche questa. Il soldato italiano non è però solo il fante contadino rassegnato e obbediente, di cui tanta storiografia ha discusso. Il soldato italiano è un uomo ritrovatosi all'improvviso vestito di grigio verde, costretto ad abbandonare casa, famiglia e lavoro per una patria non ancora sua. Il soldato italiano alterna paura, disperazione e orrore, a rabbia, ribellione e desiderio di fuga. Il conflitto iniziato nel 1914 rompe gli schemi dell'Ottocento. È una guerra totale, di massa, non più la guerra d'élite del secolo precedente. Perciò lo Stato Maggiore ritiene da subito indispensabile, per imporre ordine e disciplina, potenziare il ruolo della giustizia militare. I vertici delle forze armate costituiscono i tribunali speciali, abilitati a operare in modo più veloce rispetto alle giurisdizioni militari ordinarie. Il principio alla base dell'azione del Comando Supremo è quello della giustizia punitrice, rapida, severa ed esemplare, sostegno e complemento della disciplina. La giustizia militare si basava, oltre che su principi di estrema severità, sull'ampio ricorso al processo. Nei 4 anni di guerra, nel complesso, un soldato su 12 comparve di fronte ai giudici militari e un soldato su 24 venne condannato. L'aspetto più aberrante della giustizia penale in periodo di guerra è quello delle esecuzioni sommarie, eseguite sul campo senza alcuna procedura o dopo una breve inchiesta indiziaria, a volte per colpire forme anche lievi di indisciplina. Afferma la circolare 3525 del Comando Supremo.
Deve ogni soldato essere certo di trovare all'occorrenza nel superiore il fratello o il padre, ma deve essere convinto che il superiore ha il sacro potere di passare immediatamente per le armi i recalcitranti e i vigliacchi. L'Italia ha il primato del numero delle condanne a morte eseguite. Queste furono 750 e furono comminate anche dai tribunali straordinari, composti da ufficiali normalmente dello stesso reparto cui apparteneva il soldato, che non avevano alcuna preparazione giuridica e che giudicavano molto spesso per non incorrere in richiami o in provvedimenti disciplinari. C'era il terrore dell'ammutinamento, c'era il terrore che i soldati prima o poi rivolgessero le armi contro i loro superiori anziché contro il nemico, e questo rendeva la disciplina feroce e talvolta cieca. L'esecuzione sommaria di soldati durante i combattimenti viene considerata una prassi lecita. Non vi si ricorre soltanto in situazioni estreme, ma anche per riaffermare i rapporti gerarchici, punire gli episodi di insubordinazione e sedare le rivolte sempre più numerose. L'episodio di insubordinazione più grave, forse l'unico di vero e proprio ammutinamento in cui i soldati usano le armi contro i superiori, è la rivolta della notte tra il 15 e il 16 luglio del 1917 a Santa Maria la Longa. Protagonista la Brigata Catanzaro, che ha già manifestato in diverse occasioni la sua insofferenza con grida sediziose e scariche di fucileria. La ribellione è dovuta a un fatto preciso. I soldati della Catanzaro hanno già a lungo e duramente combattuto sul Carso e alla fine di giugno del 1917 vengono spediti nelle retrovie per un turno di riposo. Ma invece della notizia della sospirata licenza, il 15 luglio arriva voce di un nuovo rientro in prima linea. Esasperati, alcuni di loro si preparano alla rivolta. I carabinieri infiltrati tra le truppe individuano 9 istigatori delle manifestazioni di insofferenza. I 9 arrestati rischiano la condanna a morte. I rivoltosi cercano allora di invadere il paese dove il reparto è di stanza. Sono armati di bombe a mano e di mitragliatrici e sembrano voler marciare addirittura sulla sede del Comando Supremo, a Udine. I comandi dispongono allora un grande spiegamento di forze per fronteggiare l'ammutinamento, che tuttavia finisce per estinguersi spontaneamente. La reazione è comunque durissima. In 28 vengono fucilati subito, 16 presi con le armi in mano e 12 estratti per sorteggio. Almeno 135 saranno i processati. Oltre alle esecuzioni sommarie, si procede anche con le decimazioni. Una pratica ancora più odiosa, perché non colpisce i soldati per loro responsabilità individuali, seppur presunte. Consiste invece nell'estrarre a sorte e fucilare un certo numero di persone tra i sospettati o semplicemente tra gli appartenenti a un reparto dove si sia verificato un incidente. Casi di ribellione collettiva furono numerosi. La consapevolezza sempre più netta dell'inutilità dei sacrifici, il disorientamento nei confronti della violazione della morte, una morte sconcia, una morte a cui, morti a cui non si poteva dare molto spesso sepoltura, disorientamento nei confronti del mutamento della propria vita, la separazione dalla famiglia, le preoccupazioni familiari, i casi di lutto la assoluta indifferenza dei comandi per le loro sofferenze. Così sono molti i soldati italiani che arrivano a vedere nella prigionia una speranza di salvezza. Molti però neanche in questo modo si salveranno. Questa è una storia nella storia. La storia scomoda e dimenticata degli oltre 600.000 italiani
fatti prigionieri dagli eserciti nemici. Una storia che non si esalta nella gloria della battaglia, ma si consuma nell'oblio dei campi di concentramento di tutta Europa. Da quei campi saranno in 100.000 a non fare il ritorno, uccisi da fame, freddo e tubercolosi. Quella della prigionia di guerra è un'esperienza vissuta tra il 1914 e il 1918, ma anche oltre, da quasi 9 milioni di persone. I loro diritti dovrebbero essere garantiti dalla seconda convenzione dell'AIA, in vigore dal 1907, ma l'inadeguatezza degli accordi internazionali si manifesta sin dai primi mesi del conflitto. Il documento prescrive infatti che i prigionieri debbano essere mantenuti a spese del governo ospitante, con un trattamento uguale a quello delle truppe dell'esercito che li ha catturati. Quindi un cibo sufficiente, vestiti sufficienti e anche un salario nel caso che fossero stati soldati e in quanto tali dovevano essere occupati in opere di guerra, in opere di miniere, eccetera, purché queste opere non fossero vicine al fronte. Queste erano le norme. Ma nessun governo ha previsto di dover mantenere sul proprio territorio centinaia di migliaia di persone alle quali dare alloggio, alimentazione, cure mediche e vestiario. Le norme furono completamente stravolte, nel senso che intanto furono mandati a lavorare vicino alle trincee, ma poi anche quella che doveva riguardare il cibo sufficiente e uguale a quello dei militari del paese viene presto invece eluso, perché gli stati non sono in grado di mantenere le promesse e quindi non sono in grado di sistemare in alloggiamenti idonei che all'inizio potevano essere scuole, castelli, alberghi, eccetera. Un numero tale di prigionieri cominciano a fare dei campi, prima volta che si costruiscono le baraccopoli, i primi campi reali di concentramento nella Prima Guerra Mondiale. Il problema che più si impone, quello del cibo, assume caratteri drammatici sin dal novembre del 1914, in seguito alla decisione di Gran Bretagna e Francia di attuare un blocco economico a danno della Germania. Così, per gli imperi centrali, che già possono contare su risorse scarse e insufficienti per i propri eserciti e le proprie popolazioni, mantenere anche centinaia di migliaia di prigionieri risulta addirittura impossibile. Quindi diminuirono gli alimenti e questo riguardò naturalmente soprattutto i soldati, perché nei confronti degli ufficiali, per una questione di rango e di casta, si tende a mantenere sempre un livello di parità. Cioè, finché fu possibile, gli ufficiali non furono sacrificati né nel vitto, né nell'alloggio, né nel vestiario. Invece fu altissimo il livello delle morti, soprattutto fra i soldati. A partire dal 1915, infatti, la loro condizione di denutrizione va peggiorando progressivamente, diventando presto insostenibile, come registrano e fanno notare le prime relazioni redatte dai visitatori degli stati neutrali ammessi ai campi di prigionia. Avviene che gli imperi centrali incominciano a chiedere ai vari stati dell'intesa di partecipare alle spese per il mantenimento dei propri soldati, dei soldati fatti prigionieri, perché sostengono non sono in grado di mantenere la grande quantità di prigionieri che sono stati fatti in quel momento. Della drammaticità della situazione si rendono immediatamente conto le principali potenze dell'intesa, che perciò stringono accordi con gli imperi centrali per provvedere direttamente al sostentamento dei propri soldati fatti prigionieri. La Francia prima e l'Inghilterra dopo accedono a un compromesso, cioè quello di mandare dei vagoni di viveri che, scortati da forze neutrali della Croce Rossa, arrivassero a destinazione e fossero distribuiti tra i vari campi di prigionia. Quindi cominciarono a esserci dei campi di smistamento come Mauthausen, che esisteva già nella Prima Guerra Mondiale, Sigmund Scherberger, altro campo di smistamento, cioè campi nei quali arrivavano i pacchi che poi venivano mandati ai prigionieri. Quello degli aiuti scortati dalla Croce Rossa neutrale è un tipo di intervento che il governo italiano rifiuta. Perché dopo la Strafexpedition,
un numero enorme di soldati viene catturato dagli austriaci. La cattura di questi soldati viene considerata da Cadorna, che era il capo di Stato Maggiore, non per motivi di ordine strategico, bensì per motivi legati, secondo lui, alla resa o alla diserzione dei soldati stessi. Andare in prigionia significava, secondo Cadorna, non combattere più, salvare la vita, andare in villeggiatura. Insomma, ossessionate dall'idea che molti soldati abbiano scelto di consegnarsi al nemico e convinte che le notizie sulla fame dei prigionieri scoraggeranno le diserzioni, le autorità italiane, militari e politiche, si oppongono agli aiuti organizzati. Lasciano il sostentamento dei nostri prigionieri alla sola iniziativa dei privati. I prigionieri, pensate, tra il 1915 e il 1918 vengono catturati 600.000 italiani. La metà di loro cade prigioniera durante la battaglia di Caporetto. Il nome di questo piccolo comune, allora italiano, ora sloveno, richiama anche più di una sconfitta. Significa migliaia di morti, armate in rotta, soldati allo sbando. Caporetto, insomma, è l'evento bellico che segna il punto più tragico della Grande Guerra italiana e che innesca, all'italiana, la corsa allo scarico di responsabilità. Da una parte, il panico colpisce alcuni reparti, che si arrendono senza sparare un colpo e vagano nel nulla in preda alla paura. Dall'altra, il panico prende pure i vertici militari, preoccupatissimi di salvare l'onore al punto di attribuire quasi interamente il disastro alle truppe. In poche parole, i generali incolpano la viltà dei soldati. Sono loro ad aver reso devastante l'avanzata nemica. Lo afferma il generale Cadorna. La mancata resistenza di reparti della seconda armata, vilmente ritiratisi senza combattere o ignominiosamente resisi al nemico, ha permesso alle forze armate austro-germaniche di rompere la nostra ala sinistra sulla fronte Giulia. È chiaramente una versione fragile e poco realistica. Si giustificano le dimensioni della disfatta in base alla tesi che su quel fronte, per uno strano caso del destino, siano stati schierati esclusivamente codardi e traditori. È una versione di comodo, che copre mancanze, errori e sottovalutazioni del nemico, ma è una versione che contribuisce all'abbandono di migliaia di prigionieri italiani ad un destino infame. I giorni di Caporetto, tra il 24 ottobre e il 26 novembre del 1917, esasperano i sospetti e gli orientamenti punitivi adottati dal governo nei confronti dei nostri prigionieri sin dall'inizio della guerra. Caporetto segna una data tragica nella prigionia italiana perché la situazione per i prigionieri peggiorò ulteriormente, sia perché effettivamente le comunicazioni divennero più difficoltose dopo Caporetto, sia perché fu convinzione del Comando Supremo e del governo italiano che Caporetto fosse stato legato a uno sciopero militare. L'attribuzione, secondo l'interpretazione di Cadorna, della rotta di Caporetto a un fenomeno di diserzione collettiva spinge gran parte dell'opinione pubblica a credere che la maggioranza dei militari catturati si sia volontariamente arresa al nemico. Furono portati in Austria, ma l'Austria non aveva campi sufficienti per poterli tenere tutti e quindi in parte furono portati anche in Germania, sia ufficiali che soldati. Su vari giornali, gli italiani prigionieri vengono addirittura raffigurati come uomini finiti, distrutti dalla colpa e dalla paura. Imboscati d'Oltralpe, li definirà Gabriele D'Annunzio. Chi si rende prigioniero si può veramente dire che pecchi contro la patria, contro l'anima e contro il cielo. Sventurato o svergognato, perde diritto alla gloria. In un clima così ostile, la posizione del ministro degli esteri Sidney Sonnino nei loro confronti si irrigidisce ulteriormente. Il ministro degli esteri decise a questo punto che fosse necessario interrompere i rapporti con la Germania e non inviare pacchi, dal momento che non era stata firmata nessuna convenzione specifica con la Germania. Per cui, fino a maggio praticamente, con alcune interruzioni intermedie, non arrivarono pacchi in Germania nemmeno per gli ufficiali e tantomeno naturalmente ai soldati. Ecco, è il periodo in cui si parla della fame terribile anche da parte degli ufficiali.
A novembre Sonnino propone al comando superiore di modificare il bando emanato a metà ottobre e di ridurre ulteriormente le quantità di cibo che le famiglie possono inviare ai prigionieri. Ma in quel periodo come si fa a organizzare da privati l'aiuto a un così alto numero di prigionieri? Ognuno pensava a sé e pacchi di viveri si ingorgano in certi campi di raccolta, non arrivano i prigionieri, dei prigionieri si perdono le tracce, le famiglie per mesi e mesi non sanno dove si trovano. Particolarmente grave, dopo Caporetto, è la condizione dei prigionieri detenuti in Austria, dove è stata convogliata la maggioranza dei catturati in seguito alla rotta. Giunti nei campi in numero enorme, dopo giorni di viaggio, segnati dalla mancanza di qualsiasi tipo di soccorso alimentare o di vestiario, l'unica loro speranza di sopravvivenza è nei pacchi inviati dalle famiglie, direttamente o per tramite della Croce Rossa. Una speranza vana che si infrange contro la chiusura della frontiera con la Svizzera, il caos provocato dalla rotta militare, la deficienza dei mezzi di trasporto. Molti di questi pacchi rimasero nei principali campi e marcirono. Alla fine della guerra, nei campi di smistamento furono trovati 1,5 milioni di pacchi. La convinzione che siano disertori e dunque non meritevoli di assistenza alcuna induce il governo a evitare ogni provvedimento utile almeno alla ripresa della circolazione dei pacchi. Un atteggiamento che rimane tale fino alla fine della guerra, ben sintetizzato dallo stesso Sonnino in un telegramma inviato al presidente del Consiglio Vittorio Emanuele Orlando il 25 giugno del 1918. Guai al paese se il soldato, stanco della durissima vita delle trincee e rassicurato dal trattamento che gli verrà fatto durante la cattività, considerasse la prigionia come una forma di temporaneo imboscamento. Occorre avere sempre presente quanto accadde a Caporetto. Una sana dieta contemporanea prevede colazione, pranzo, cena e qualche spuntino leggero. La porzione di cibo quotidiana a disposizione dei prigionieri nei campi austriaci comprende un caffè d'orzo, una minestra di acqua con qualche foglia di rapa o di cavolo, una patata o una fetta di pagnotta di pane integrale, fetta che varia a seconda del numero di prigionieri che occupa una baracca. Le calorie giornaliere con questo tipo di alimentazione non arrivano a 1,000, contro le 3,300 previste come minimo dalla Commissione Internazionale Alleata per l'alimentazione in luoghi freddi. Eppure la dieta, quella dei prigionieri di guerra, è ridotta ulteriormente nei mesi dell'inverno tra il 1917 e il 1918, quando le calorie si aggirano sulle 850 in Austria e 900 in Germania. Come se non bastasse, dalla già esigua quantità collettiva del rancio, vengono prelevate razioni più abbondanti per cui i prigionieri impegnati all'interno del campo nei lavori pesanti. Insomma, la maggioranza dei soldati prigionieri, quelle poche centinaia di calorie al giorno, assegnategli sulla carta, neanche le vede. Al campo della truppa, prossimo al nostro, sono concentrati 15.000 soldati. Ne muoiono circa 70 ogni giorno, di fame. Stramazzano per esaurimento mentre attendono in fila la somministrazione del rancio o sono trovati freddi la mattina, come carogne stecchite dal gelo. Spesso questi morti non vengono denunciati subito. Per poter fruire della loro razione di rancio, i compagni li tengono nascosti, ficcati sotto i pagliericci, finché il processo di decomposizione non renda insopportabile la loro presenza. Ecco, la fame è così terribile che spesso, per qualche razione in più, i prigionieri evitano di dichiarare la morte dei loro compagni di sventura. Nelle baracche il tempo dei prigionieri trascorre lento in attesa dell'ora del rancio. I lunghi digiuni li costringono a stare rannicchiati. Serve a economizzare le energie, ad attutire i crampi della fame. Il cibo più agognato è il pane. Non è un caso che tra i ricordi più ricorrenti dei sopravvissuti ci sia il rito del taglio della pagnotta, da dividere tra un numero di prigionieri variabile, 6, 10, fino ad arrivare addirittura a 32. Trangugiavo di borattolo a morsi l'esiguo pane. La solita fetta, un quinto, impastata di castagne d'India, dicevano, e poi di tritume di paglia, forse di segale.
Questo quinto risultava da una divisione meticolosa della pagnotta. Le cinque porzioni, tagliando, si misuravano per successivi confronti, cubandole al millimetro, soppesandole al grammo. Alcune squadre si erano preparate delle bilancette rudimentali di filo e cartone perché fosse un comparare più certo. Carlo Emilio Gadda è prigioniero in un campo nei pressi di Hannover, ma anche altrove la situazione non è diversa. L'arrivo dei pacchi spediti dalle famiglie diventa un pensiero fisso e i prigionieri scrivono a casa con in mente sempre e soltanto il cibo. Non vi stupisca se ancora vi prego di mandarmi più pacchi che vi sia possibile, con cose che riempiano, come fagioli, riso, castagne secche, eccetera. Pane, cosa principale. Mauthausen, Theresienstadt, Graz, le città dei morenti le chiamano. Contengono prigionieri di varie nazionalità, divisi in settori separati, e ospitano nella maggior parte dei casi sia ufficiali che uomini di truppa, anche se in settori rigidamente distinti. Sui 600.000 prigionieri italiani, soltanto 550 furono morti fra gli ufficiali, mentre tra i soldati furono ben 100.000. Le morti degli ufficiali furono in numero limitato e dovute in gran parte poi al periodo dopo Caporetto alle ferite riportate o in qualche caso a forme di tubercolosi. Mentre invece per quanto riguardava i soldati italiani la morte fu fondamentalmente per malattia, ovvero per edema da fame. Mentre gli ufficiali vengono esonerati da ogni tipo di attività lavorativa, i soldati e i graduati sono obbligati a lavorare soprattutto all'esterno dei campi, percorrendo a piedi chilometri e chilometri, lavorando 12-14 ore e tornando a notte inoltrata nella propria baracca. La prigionia va vista non soltanto come elemento di universo concentrazionario e come elemento di sevizie, che pure ci furono nei confronti dei prigionieri e punizioni, ma anche come elemento di sfruttamento economico. E quindi i soldati venivano portati fino allo sfinimento a lavorare, così in un modo non molto diverso di quello che avverrà poi nella Seconda Guerra Mondiale. Le testimonianze dei sopravvissuti trasmettono immagini di orrore terribilmente simili a quelle che ci arriveranno dai lager nazisti. Un sergente aveva in mano una pagnotta. Ne tagliava dei pezzetti col coltello, poi li buttava nel gruppo. E noi ci saltavamo addosso uno con l'altro come cani per prenderli. Come fanno nei nostri paesi i bambini con i confetti, quando c'era la sposa. Ma noi non eravamo bambini. Lui si divertiva, ma c'era da provare tanta umiliazione. Tra le baracche, storditi dal freddo e dalla fame, e senza più nulla di umano, i soldati si aggirano tra mucchi di rifiuti, alla ricerca di avanzi di cibo o di qualunque altra cosa che possa placare la fame. Molti morivano di dissenteria e di polmonite. Prendevano la dissenteria mangiando l'erba del campo, come pure gli avanzi dalle casse di spazzatura. L'esaurimento è tale che molti non hanno neppure l'energia per chiedere aiuto. Così ogni giorno, in ogni baracca si contano da 2 fino a 6 morti. Questa è un'altra storia nella storia. Sì, perché il lato oscuro del primo conflitto mondiale non è soltanto quello dei prigionieri dimenticati o dei soldati fucilati per sorteggio, ma è anche quello dei profughi di guerra. Caporetto, infatti, non è una disfatta soltanto per soldati ufficiali. Caporetto è la fuga parallela di migliaia di civili, donne, vecchi e bambini, costretti ad abbandonare improvvisamente le proprie città, invase o minacciate dall'esercito austro-ungarico. È un vero e proprio esodo di massa. Friulani e veneti scappano, spaventati dalla propaganda ufficiale, tutta schierata ad evocare la minaccia dei turchi alle porte. Ma scappano terrorizzati anche dalle prime violenze perpetrate dall'invasore. Gli atti più tremendi compiuti nei confronti della popolazione avvengono proprio nei primi giorni dell'invasione e dell'occupazione.
Ci sono atti di violenza gratuita, ci sono omicidi, ci sono moltissimi stupri che vengono compiuti soprattutto dalle truppe tedesche. Si parla di centinaia e centinaia di stupri, è difficile quantificarli, però alla fine della guerra noi abbiamo molti casi di bambini concepiti durante l'occupazione, non da relazioni tra virgolette illegittime con i soldati occupanti, ma concepiti in conseguenza di uno stupro. Solamente a Porto Gruaro, nell'orfanotrofio di Porto Gruaro, vengono ospitati 350 bambini, figli del nemico, figli della guerra e definiti anche figli della colpa. Allora lo stupro veniva considerato semplicemente un reato contro l'onore femminile. E questo tema della violenza sulle donne, che riguarda ovviamente tutti i fronti di guerra, nel dopoguerra viene rimosso perché nel racconto nazionale di una guerra vittoriosa non c'è posto per Caporetto, non c'è posto per l'occupazione, non c'è posto per l'esodo, non c'è posto nemmeno per la violenza subita dalle donne. Friulani e veneti scappano e ad aumentare e ingigantire l'effetto della disfatta c'è tutto quello che segue alla battaglia di Caporetto: il caos per le strade, l'assenza di coordinamento, la mancanza di collegamenti, le brigate accerchiate e lasciate al proprio destino, i soldati dispersi, le razzie. Si mosse un fiume di persone verso l'interno del Regno d'Italia che affrontò disagi gravissimi e che tuttavia, diciamo, in un certo senso rappresentavano, ricordavano la sconfitta, la disfatta, la fuga, l'arretramento di fronte agli austro-tedeschi. Quindi erano un peso per la nazione ed erano un simbolo ingombrante. Il trasferimento di tutta questa gente non è né programmato né aiutato dai comandi militari, che al contrario danno priorità alle truppe e ai mezzi militari, con requisizioni di mezzi civili e divieto di transito sulle strade principali. Si parte da Udine, si parte da Pordenone, da Conegliano, dai centri più importanti, ma si parte anche dalle campagne, si parte anche dai centri di montagna. In molti muoiono durante la fuga, a volte a causa della piena dei fiumi che si trovano ad attraversare lungo strade secondarie. Molte famiglie decidono, si riuniscono e decidono se partire o se rimanere. E cercano ovviamente delle informazioni, possono avere certe informazioni solamente dal sindaco, ma i sindaci, sono ben 308 i comuni che poi saranno occupati, in quei giorni, in quelle ore sono introvabili. I sindaci hanno già deciso che in gran parte devono andarsene. I profughi poi vengono sistemati un po' in tutta Italia. Ma molti credono che la Fiumana dei rifugiati rappresenti una realtà dolorosa, qualcosa da nascondere. Questi profughi arrivano nelle città che poi diventeranno le città di destinazione finale, non di giorno ma di notte, perché l'arrivo di questi profughi in qualche modo rappresenta l'immagine vivente della rotta che c'è stata qualche giorno prima, qualche settimana prima. Ma c'è anche chi vede nell'ondata dei rifugiati la possibilità di far finalmente incontrare le popolazioni dell'Italia settentrionale con quelle dell'Italia meridionale. Insomma, secondo costoro, la sventura di Caporetto e l'evento storico dell'invasione accelereranno il fare gli italiani dopo aver fatto l'Italia. Nord e sud finalmente uniti dal nemico comune. Noi dobbiamo immaginare l'esperienza dei profughi come l'incontro fra Italie diverse, fra Italie che non si conoscono, che non si erano mai conosciute prima e che cominciano ad annusarsi proprio durante il periodo del profugato, durante l'ultimo anno di guerra. L'assistenza ai profughi viene presentata come un necessario atto di fratellanza e di patriottismo. Ci sono ovviamente degli episodi di solidarietà, ci sono ovviamente delle cerimonie di accoglienza dei fratelli friulani, dei fratelli veneti che sono scappati per non rimanere sotto il tallone del nemico. Però queste immagini fanno parte della propaganda. Così, dai primi frangenti, contraddistinti da una forte ondata di solidarietà popolare, le sottoscrizioni dei tanti comitati spontanei, gruppi di operai, associazioni professionali, di cattolici, di socialisti, si passa rapidamente a una aperta ostilità.
sono in molti ad accusare i profughi di essere degli austriacanti. E in più, per il fatto che godano dei sussidi governativi, vengono rimproverati di essere un peso, di rubare risorse e lavoro alle popolazioni che li ospitano. E noi abbiamo ad esempio dei casi particolari, abbiamo delle profughe friulane che vengono impiegate nelle risaie nel maggio e nel giugno del 1918, in particolare in Piemonte, e tolgono praticamente il posto di lavoro alle donne locali e alle donne che provenivano dall'Emilia piuttosto che dalla Lombardia, piuttosto che dalla Liguria, e che stagionalmente erano abituate ad essere impiegate nelle risaie a fare le mondine. Particolarmente difficile la situazione di chi viene inviato al sud. Qui i migranti forzati si trovano costretti a vivere in condizioni sanitarie e ambientali estreme e in un clima di assoluta mancanza di solidarietà da parte delle comunità ospitanti. Preoccupate di mantenere quelle poche sicurezze offerte loro dall'assistenza statale, le comunità meridionali ignorano volutamente il senso di isolamento e di spaesamento dei profughi. La diffidenza è una diffidenza reciproca, non esiste solamente il pregiudizio della popolazione locale nei confronti dei nuovi arrivati, c'è anche un pregiudizio da parte dei veneti e dei friulani nei confronti ad esempio dei meridionali. I profughi friulani e veneti si sentono le vere vittime della guerra, sono quelli che la guerra l'hanno avuta in casa praticamente per 2 anni e mezzo. E vedendo le città del sud, vedendo le città dove la guerra non è presente, questi profughi pretendono di essere assistiti, quasi fosse loro dovuto tutto questo. Una situazione che si trascina, pesante, fino agli ultimi mesi del conflitto. Al punto che, a ostilità concluse, i prefetti accelerano le partenze dei profughi senza curarsi del contesto che potranno ritrovare nelle terre liberate. E questa è ancora un'altra storia nella storia. La storia di una discesa agli inferi, senza freni. Perché la disperazione degli uomini, spesso poco più che ragazzi, terrorizzati, disperati e affamati, costretti a convivere con l'idea della morte nel fango delle trincee, si trasforma nel desiderio ossessivo della fuga. L'angoscia della morte spinge molti a seguire la strada della follia simulata. Per altri ancora, invece, la pazzia è reale e senza ritorno. Sì, perché la prima guerra mondiale, quella grande, smisurata, moderna, spartiacque del mondo contemporaneo, si trova a fare i conti con uomini che porteranno dentro, per sempre, il marchio indelebile della pazzia. Un marchio frutto del rifiuto della guerra. È una guerra nella guerra, quella che si svolge nella mente di migliaia di combattenti, che portati nei manicomi vengono liquidati con terapie sbrigative e bollati per sempre, scemi di guerra. Dopo Caporetto venne istituito sotto la direzione di Placido Consiglio, medico militare, un ospedale detto di prima raccolta a Reggio Emilia, che giudicava in base a principi lombrosiani, dava un grande rilievo alla predisposizione e alla degenerazione, e in cui i recuperi al servizio militare furono più elevati. I soldati considerati degenerati erano considerati abili per le zone più pericolose di guerra. Incastrati nel meccanismo del conflitto, sono molti gli uomini che praticano l'autolesionismo, che si infliggono ferite e mutilazioni, che si procurano malattie più o meno gravi. È un fenomeno che esercito e tribunali militari combattono con estrema durezza, giungendo a identificare, attraverso apposite commissioni mediche, i casi di ferita autoinferta. Ma il compito più complesso per i medici è quello di scoprire la simulazione di malattie mentali. In tutti gli eserciti si stanno da tempo manifestando fenomeni molto estesi di disturbi dovuti agli shock dei bombardamenti, al seppellimento sotto le macerie, alla costrizione e alla paura. Si manifestano con amnesia, sordità, mutismo, paralisi e regressione infantile.
si può dire che la psichiatria nel complesso ha assolto una funzione di Stato, non ha colto l'occasione della guerra per approfondire la patogenesi, la genesi dei disturbi mentali e si è appunto accontentata di far sparire i sintomi. È chiaro che la malattia mentale rappresenta anche una forma di fuga, l'estremo rifugio per chi non ha altro mezzo per sottrarsi all'inesorabile meccanismo della chiamata alle armi. Ma per la maggior parte degli psichiatri, questi fenomeni sono dovuti al tentativo di simulazione, o più semplicemente a insufficienze cerebrali e a tare mentali ereditarie. Per questi soldati il trattamento è durissimo, con tecniche punitive più che terapeutiche. Viene introdotto l'uso, definito a scopo suggestivo, della manovra elettroterapica che, producendo dolore, dovrebbe persuadere il paziente a desistere da comportamenti deviati, facendo venire allo scoperto i simulatori. Scrive il tenente medico Domenico Isola nel 1917. La sistematica ripetizione delle manovre elettroterapiche riesce in genere a far capitolare il simulatore, il quale difficilmente resiste a lungo nella commedia. Il graduale aumento di corrente fino a stimoli irresistibili ci offre il mezzo per domare anche i più ostinati, i quali, in preda a quel dolore, del resto innocuo e ben graduabile a volontà del medico, non riescono a frenare un grido che basta a svelare l'inganno. Chi scrive di storia sa bene che la Prima Guerra Mondiale è anche una guerra di numeri, di grandi numeri e anche di piccoli numeri, ma pur sempre difficili da calcolare. Una guerra dunque dove il circa è d'obbligo. Perché le cifre sono di massima, le statistiche approssimative, i dati attendibili ma non completi, le fonti infine lacunose. Da aggiungere per precisione in questo discorso il quasi sempre. Ciò riguarda anche il sangue, il corpo e la morte di massa. Alla fine del conflitto, secondo le ricostruzioni più recenti, l'Europa conta 10 milioni di caduti. Il 12% muore prima di compiere 20 anni. Per l'Italia il bilancio è impressionante, 650.000 vittime. Poi ci sono i feriti. Secondo il Ministero della Guerra, oltre il milione. Su tutti questi numeri, che nascondono persone, si leva il fatidico circa. C'è però un dato che sembra più sicuro degli altri. La sua attendibilità riposa nella fonte da cui è tratto, l'erogazione delle pensioni da parte dello Stato italiano. È un numero che abbandona la cifra tonda per attraversare le migliaia, le centinaia, le decine e raggiungere infine le singole unità, i singoli uomini. 451.645. E questo il numero degli invalidi e mutilati di guerra. 451.645, circa mezzo milione di soldati che hanno riportato danni fisici e psichici permanenti. Eppure, in tempo di guerra, il sangue e la ferita assumono significati diversi, opposti, contrastanti. Alla paura di essere colpiti durante il bombardamento, al panico dell'assalto, al terrore del corpo a corpo, fa da contrappeso la speranza, forse inconscia, di poter tornare a casa, anche solo per pochi giorni, per una breve licenza. Sì, perché braccia, gambe, dita deturpate dalla bombarda, volti sfigurati da lamiere d'acciaio, rappresentano una via di fuga, un modo cruento per fuggire dal fango della trincea e sopravvivere all'idea, all'immagine, all'odore della morte. Ecco perché sangue e ferita sono parole ambigue in tempo di guerra, perché nascondono questa gioia sofferente. Perché una volta colpiti veramente, quando si ha la fortuna di restare in vita e di essere definitivamente riformati, al dolore fisico e all'idea triste di un'esistenza menomata, si accompagna la gioia di riabbracciare i propri cari, la propria famiglia. Si accompagna la gioia immensa di poter continuare a vivere. E questo nonostante tutto, nonostante i segni che porti addosso, nonostante le cicatrici e quello che manca. Sei diverso da come sei partito, sei un altro, ma intanto vivi. E non è poco quando l'esistenza stessa è quotidianamente messa in pericolo.
Così dalla speranza inconscia alla volontà consapevole, dalla speranza di essere feriti lievemente a spararsi alle mani, il passo è breve. Chi si trova in prima linea su tutti i fronti della grande guerra, questo lo sa bene. La forma decisamente più diffusa di autolesionismo praticata dai soldati era quella di spararsi su una mano. Siccome i soldati erano prevalentemente destri più che mancini, di solito gli autolesionisti si sparavano con la mano destra sulla mano sinistra. A un certo punto i medici si accorsero che avvenivano quelle che loro chiamavano delle epidemie di ferimenti sulla mano sinistra e questo era un motivo di forte sospetto nei confronti del soldato che era ferito alla mano sinistra. Oggi a Sdraussina ne hanno fucilati parecchi, quasi tutti feriti alle mani. Sono le confidenze di un fante, l'attendente Carlo Salsa, scritte e raccolte in un libro intitolato Trincee. È un giornalista, Carlo Salsa, un autore acuto, dalla penna veloce. Scrive e descrive in maniera disincantata la realtà della trincea. C'era uno che si era sparato in un piede, togliendosi prima la scarpa, poi se l'era rimessa. Era sceso tranquillamente e pretendeva di essere stato colpito dagli austriaci. Bel tipo. È un racconto grottesco, anzi ridicolo, se non fosse drammatico. Ma in trincea ci si abitua anche a questo. Fanti che si sparano pur di fuggire dal teatro della guerra. È però un dramma tra i drammi, uno dei tanti, e per molti soldati nemmeno il peggiore. Tutt'altro. Considerati i possibili risvolti, può essere la salvezza, la fine di un incubo. E allora è proprio un bel tipo, uno che si spara a un piede togliendosi prima la scarpa per poi rimettersela, soprattutto quando avrebbe potuto semplicemente alzare la mano sopra il fossato, agitarla un po' e attendere. Si sa, non ci vuol nulla ad essere feriti alle mani, per via che, aggiustando e muovendo i sacchetti, gli austriaci ci sparano dentro. È un dramma, sì, ma poi forse si torna a casa. Forse, perché se ti scoprono, rischi il plotone d'esecuzione, altro che casa. 15.000 le denunce per automutilazione, 10.000 le condanne. Questi i dati per l'esercito italiano. Ma probabilmente è solo la punta di un iceberg. Gli espedienti escogitati dai fanti sono vari e in molti casi hanno esito letale. Oltre all'autoferimento con armi da fuoco, ci sono le ferite lacero-contuse, le autocontusioni, le mutilazioni, le autolesioni di occhi e orecchi, fino alle causticazioni. Il tentativo di contrarre malattie spingeva poi i soldati a scambiarsi addirittura la saliva infetta dei tubercolotici. È una galleria di orrori con cui medici e tribunali militari dovettero confrontarsi fin dai primi mesi del conflitto, per arginare il fenomeno e estirpare quello che consideravano una vera e propria piaga, un crimine contro la patria. È una lotta senza quartiere, fatta di astuzie e violenze, con da una parte medici sospettosi, spesso più inquirenti che dottori, uomini di scienza che indagano il corpo e vedono nel sintomo o nella ferita più un indizio di colpevolezza che un male da curare, e dall'altra soldati sempre più scaltri, che cercano di strappare segreti e trucchi al sapere medico, convinti di avere nel proprio corpo, e soprattutto nella capacità di ferirlo, l'unica via di fuga. Io ricordo perfettamente di aver letto in una rivista medica il racconto di un ufficiale medico che aveva mostrato ai suoi allievi ufficiali medici un soldato il quale aveva tentato di perforarsi il timpano con un punteruolo e non vi era riuscito. Nel mostrare questo, l'ufficiale suggerì come avrebbe dovuto comportarsi il soldato se avesse davvero dovuto ferire, ledere il timpano, cioè tirare in un certo modo il lobo dell'orecchio in modo tale da favorire la penetrazione del punteruolo. Il giorno dopo il soldato si presenta col timpano perforato, avendo imparato la tecnica per fare quello che lui non era riuscito a fare. È una lotta senza quartiere che Attilio Frescura, nel suo Diario di un imboscato, descrive con queste parole.
La legge vigila, scruta, colpisce. Il soldato la elude con metodi sempre nuovi, sottili, ingegnosi ed eroici. È una sorda lotta per l'esistenza fra chi vuol costringere l'uomo a morire e l'uomo che si mutila per non morire. Sono queste le storie nella storia. Scomode e dimenticate perché non narrano la gloria degli eroi, ma la disperazione degli uomini semplici. Il tenente Sisto Tacconi, uno dei 300.000 soldati italiani catturati a Caporetto, racconterà i giorni della prigionia in un libro, Sotto il giogo nemico. Superstiti, voi potreste raccontare con i colori più foschi i patimenti vostri di coloro che non hanno potuto resistervi. Ma non sarete creduti, non saremo creduti, poiché l'averli sopportati sembra un sogno a noi stessi. Sono parole definitive, le migliori per spiegare, o tentare di spiegare, il lato oscuro, i lati oscuri, della Grande Guerra. I facili entusiasmi, i sogni di una rapida vittoria sono sepolti da un pezzo. Un'atmosfera cupa e rassegnata ha sostituito il clima festoso e un po' spavaldo del maggio radioso. Nella notte del 24 ottobre 1917 comincia un mirato ed efficace bombardamento austro-tedesco su tutto il settore dell'Alto Isonzo. Abbiamo visto il triste destino dei prigionieri italiani nella Prima Guerra Mondiale. Dei 600.000 italiani prigionieri, bene, la metà fu catturata dopo Caporetto, una cifra davvero enorme. 300.000 italiani, quasi 300.000 italiani, furono catturati dopo la rotta di Caporetto. La rotta di Caporetto fu l'evento traumatico per l'Italia durante la Prima Guerra Mondiale ed è di questo che ci occuperemo nella prossima puntata. Oltre alle esecuzioni sommarie, si procede anche con le decimazioni. Una pratica ancora più odiosa, perché non colpisce i soldati per loro responsabilità individuali, seppur presunte. Consiste invece nell'estrarre a sorte e fucilare un certo numero di persone tra i sospettati o semplicemente tra gli appartenenti a un reparto dove si sia verificato un incidente. Casi di ribellione collettiva furono numerosi. La consapevolezza sempre più netta dell'inutilità dei sacrifici, il disorientamento nei confronti della violazione della morte. Una morte sconcia, una morte a cui, morti a cui non si poteva dare molto spesso sepoltura, disorientamento nei confronti del mutamento della propria vita, la separazione dalla famiglia, le preoccupazioni familiari, i casi di lutto assoluta indifferenza dei comandi per le loro sofferenze. Così sono molti i soldati italiani che arrivano a vedere nella prigionia una speranza di salvezza. Molti però neanche in questo modo si salveranno. Questa è una storia nella storia. La storia scomoda e dimenticata degli oltre 600.000 italiani fatti prigionieri dagli eserciti nemici. Una storia che non si esalta nella gloria della battaglia, ma si consuma nell'oblio dei campi di concentramento di tutta Europa. Da quei campi saranno in 100.000 a non fare il ritorno, uccisi da fame, freddo e tubercolosi. Dati durante i combattimenti viene considerata una prassi lecita. Non vi si ricorre soltanto in situazioni estreme, ma anche per riaffermare i rapporti gerarchici, punire gli episodi di insubordinazione e sedare le rivolte sempre più numerose. L'episodio di insubordinazione più grave, forse l'unico di vero e proprio ammutinamento in cui i soldati usano le armi contro i superiori, è la rivolta della notte tra il 15 e il 16 luglio del 1917 a Santa Maria la Longa.
protagonista la Brigata Catanzaro, che ha già manifestato in diverse occasioni la sua insofferenza con grida sediziose e scariche di fucileria. La ribellione è dovuta a un fatto preciso. I soldati della Catanzaro hanno già a lungo e duramente combattuto sul Carso e alla fine di giugno del 1917 vengono spediti nelle retrovie per un turno di riposo. Ma invece della notizia della sospirata licenza, il 15 luglio arriva voce di un nuovo rientro in prima linea. Esasperati, alcuni di loro si preparano alla rivolta. I carabinieri infiltrati tra le truppe individuano 9 istigatori delle manifestazioni di insofferenza. I 9 arrestati rischiano la condanna a morte. I rivoltosi cercano allora di invadere il paese dove il reparto è di stanza. Sono armati di bombe a mano e di mitragliatrici e sembrano voler marciare addirittura sulla sede del Comando Supremo, a Udine. I comandi dispongono allora un grande spiegamento di forze per fronteggiare l'ammutinamento, che tuttavia finisce per estinguersi spontaneamente. La reazione è comunque durissima. In 28 vengono fucilati subito, 16 presi con le armi in mano e 12 estratti per sorteggio. Almeno 135 saranno i processati. Quello della giustizia punitrice, rapida, severa ed esemplare, sostegno e complemento della disciplina. La giustizia militare si basava, oltre che su principi di estrema severità, sull'ampio ricorso al processo. Nei 4 anni di guerra, nel complesso, un soldato su 12 comparve di fronte ai giudici militari e un soldato su 24 venne condannato. L'aspetto più aberrante della giustizia penale in periodo di guerra è quello delle esecuzioni sommarie, eseguite sul campo senza alcuna procedura o dopo una breve inchiesta indiziaria, a volte per colpire forme anche lievi di indisciplina. Afferma la circolare 3525 del Comando Supremo. Deve ogni soldato essere certo di trovare all'occorrenza nel superiore il fratello o il padre, ma deve essere convinto che il superiore ha il sacro potere di passare immediatamente per le armi i recalcitranti e i vigliacchi. L'Italia ha il primato del numero delle condanne a morte eseguite. Queste furono 750 e furono comminate anche dai tribunali straordinari, composti da ufficiali normalmente dello stesso reparto a cui apparteneva il soldato, che non avevano alcuna preparazione giuridica e che giudicavano molto spesso per non incorrere in richiami o in provvedimenti disciplinari. C'era il terrore dell'ammutinamento, c'era il terrore che i soldati prima o poi rivolgessero le armi contro i loro superiori anziché contro il nemico, e questo rendeva la disciplina feroce e talvolta cieca. L'esecuzione sommaria di soldati. Prima puntata di 1914-1918, la Grande Guerra 100 anni dopo. Oggi parliamo di alcuni effetti collaterali, se così li possiamo chiamare, del conflitto. In primo luogo, quello che accadde ai prigionieri. Pensate, l'Italia ebbe un numero spaventoso di morti nella Grande Guerra, 600.000 morti, ma ancora più spaventoso è che di questi 600.000, ben 100.000 morirono nei campi di prigionia. Questo anche perché, a differenza degli altri paesi che partecipavano al conflitto, che aiutavano i propri prigionieri nei campi di prigionia del nemico, l'Italia non volle farlo, lo fece solo in misura minima, e non volle farlo perché li considerava dei disertori, li considerava, nella loro stragrande maggioranza, gente che aveva preferito arrendersi, consegnarsi al nemico piuttosto che continuare a combattere. Quella della resa e della viltà dei soldati fu una vera e propria ossessione degli stati maggiori. A questo si aggiungevano altri effetti, perché noi non dobbiamo trascurare il fatto che in quelle trincee centinaia di migliaia di persone, che a volte non sapevano neanche la lingua l'uno dell'altro, parlavano in dialetto, si trovarono
senza sapere, senza conoscere, senza capire, perché stavano lì per anni e anni in mezzo a fango, fetore, morte, e questo provocò uno stato di disagio o qualcosa più di disagio destinato a diventare permanente, in molti casi come vere e proprie malattie mentali, ma più in generale produsse un effetto di indifferenza nei confronti della morte che avrebbe avuto conseguenze poco piacevoli per tutto il Novecento. Questa è una storia nella storia, è il lato oscuro, la pagina scomoda di una guerra che non è fatta soltanto di strategie, eroi e grandi battaglie. È anche la tragedia di italiani considerati minori perché sospettati di tradimento e per questo esclusi dal mito della patria. Ma chi erano i soldati italiani? Uomini arrivati al fronte da ogni regione, trasferiti in posti di cui mai avevano sentito parlare nella loro esistenza. Soldati improvvisati, che si ritrovavano a vivere, combattere e morire assieme ad altri soldati che spesso parlavano un dialetto diverso dal loro. Ed è una novità anche questa. Il soldato italiano non è però solo il fante contadino rassegnato e obbediente, di cui tanta storiografia ha discusso. Il soldato italiano è un uomo ritrovatosi all'improvviso vestito di grigio verde, costretto ad abbandonare casa, famiglia e lavoro per una patria non ancora sua. Il soldato italiano alterna paura, disperazione e orrore, a rabbia, ribellione e desiderio di fuga. Il conflitto iniziato nel 1914 rompe gli schemi dell'Ottocento. È una guerra totale, di massa, non più la guerra d'élite del secolo precedente. Perciò lo Stato Maggiore ritiene da subito indispensabile, per imporre ordine e disciplina, potenziare il ruolo della giustizia militare. I vertici delle forze armate costituiscono i tribunali speciali, abilitati a operare in modo più veloce rispetto alle giurisdizioni militari ordinarie. Il principio alla base dell'azione del Comando Supremo è